Ciao a tutti. Allora, è da molto che non faccio un video che potremmo definire da operatore olistico, insomma, da costellatore, e invece fondamentalmente ne sto facendo da cittadino profondamente indignato per ciò che sta accadendo. Fare una distinzione è stupido, cioè è veramente didattico, perché in realtà io sono io e non è che se parlo in un modo sono uno, se parlo nell'altro sono un altro, sono sempre io. Però la connotazione di fondo può cambiare. Perché? Perché quando si parla in termini psicologici, quindi fondamentalmente umani, terreni, ha molto senso fare argomenti, cioè trattare argomenti dal punto di vista delle emozioni. E il bioveicolo che noi abitiamo fondamentalmente prova emozioni, l'esperienza è quella che in qualche modo le stimola e l'interpretazione dell'esperienza è quella che poi le definisce. Allora, sono le emozioni ciò che veramente conta. Allora, cosa succede? Che nel momento in cui valichiamo il confine del bioveicolo e iniziamo a parlare in termini spirituali, in cui fondamentalmente vogliamo soffermarci con l'attenzione soprattutto a punti di vista legati all'esperienza animica, ecco che diventa molto differente l'approccio. Il tema potrebbe essere lo stesso, ma l'approccio cambia radicalmente. Allora, in questo caso, voglio parlarvi, cosa che non faccio da parecchio tempo, dal punto di vista, dell'operatore, dell'individuo, del soggetto che è capace di vedere le cose anche da punti di vista più sottili. E allora, in quest'ottica, paradossalmente e assolutamente quasi in disaccordo, ma è solo apparente il disaccordo, quasi in disaccordo con ciò che io penso, sento ed esprimo senza vergogna, cioè un profondo sdegno, un profondo disgusto e disprezzo per tutto quello che ci stanno facendo, da un punto di vista squisitamente animico si potrebbe addirittura dire che questo periodo sia una figata pazzesca. Che hai bevuto? E soprattutto quando smetterai di berlo, con qualunque cosa sia che ti sta facendo male? No, cerchiamo di essere seri. L'esperienza psicologica emotiva che noi stiamo vivendo è drammatica, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma è potenzialmente drammatica, e questo non verrà mai negato, semmai sempre continuamente, sostenuto da me. Però questa è l'esperienza del mortale. Ok, per un istante, facendo un gioco dei ruoli, provarsi a mettere nei panni di un'entità immortale può cambiare completamente il punto di vista. Cioè, se un giorno fosse tutta la nostra vita, per noi ogni minuto di quel giorno sarebbe preziosissimo. Ma la nostra vita dura, se Dio vuole, 100 anni. E allora, di fronte a 100 anni, che sono 100 volte 365 giorni, non soltanto un giorno, ma una settimana. Io mi posso anche permettere il lusso di fare qualcosa che mi faccia schifo, ma magari è utile. Ma di più, non una settimana, per anni posso fare qualcosa che mi sia estremamente utile, anche se mi faccia schifo, vedi andare a scuola. Cioè, che cosa vi voglio dire? Che per l'anima, che è immortale, vivere una vita come questa, dove magari accadono cose estremamente sgradevoli e scomode, dal suo punto di vista può essere magari sì doloroso, ma comunque esperienzona, tanta roba. Facciamo degli esempi
mortali. Ti lascia la fidanzata. Beh, se è la prima fidanzata, tu rischi veramente di strapparti il cuore, no? Cioè, sei in una condizione di dolore terrificante. Ma se sei un uomo che ha vissuto un po' di esperienze, che insomma la sua vita in qualche modo se l'è fatta, e per carità, tanta ancora ne arriverà, però hai un tuo bagaglio e ripensi a tutta quell'esperienza terrificante che vivesti da ragazzino con la prima fidanzatina, da un lato ti viene da sorridere perché dici vabbè, mamma mia quanto la facevo tragica, ma soprattutto dall'altro ti viene da dire ma meno male, meno male che andò così, perché fu una grande lezione che ti cambiò, che ti permise di fare esperienza e di bla 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 bla, bla. E poi la vita sa cosa portarti dopo. In quest'ottica e soltanto in quest'ottica, le grandi tragedie della vita che in qualche modo l'umanità periodicamente e ciclicamente si ritrova a vivere sono obiettivamente esperienze potentissime dal punto di vista animico, perché tu ti ritrovi, come dire, a vivere qualcosa che stravolge completamente quella che noi potremmo chiamare normalità e offre opportunità. Adesso le opportunità, e qua è scomodo, però bisogna ammetterlo, altrimenti non si capisce bene il discorso. Le opportunità animiche spesso sono un dito nel sedere per il bioveicolo, cioè Angelo Torres è indignato, schifato e prova un senso di impotenza per certi aspetti, frustrazione per certi aspetti, sicuramente fortissima indignazione, ma anche proprio volontà di azione. Cioè io vorrei veramente che in qualche modo noi ci unissimo e facessimo qualcosa di concreto per bloccare questa dittatura schifosa che si sta prendendo le nostre vite. E questo è il bioveicolo, è la mia mente, è la mia essenza dal punto di vista terreno che parla a ben ragione. Ma dal punto di vista animico è tutta un'altra storia, perché il fatto che io stia provando tutte queste emozioni, che in realtà sono negative, ma sono tante, è un'esperienza preziosa sul piano evolutivo, sia per il bioveicolo, che comunque man mano che, parliamo di me, Angelo Torres vivrà, sempre che questi non mi facciano fuori, man mano che Angelo Torres vivrà, avrà un bagaglio culturale, esperienziale, interiore, che gli permetterà di avere una vita sempre più, come dire, ad esempio, permettetemi di dire, da saggio. La saggezza è il prodotto del fare tesoro dell'esperienza. Io cerco di farne tesoro. Allora, dal punto di vista animico, tutti questi dolori sono molto interessanti, anche perché se troveremo soluzioni e riusciremo a ribaltare questa situazione, se tutto ciò accadrà, wow, noi potremo obiettivamente portare a casa un bagaglio esperienziale straordinario, di grande rinascita e riscossa. Però non è solo il lieto fine quello che caratterizza le buone esperienze. Dal punto di vista animico tutto è esperienza, quindi noi dobbiamo anche accettare il fatto, se vogliamo mantenere una visione che potremmo etichettare come spirituale, dobbiamo accettare il fatto che l'anima abbia una certa esperienza da vivere e non è assolutamente detto che per noi sia piacevole. Ci sono tante esperienze di tutti i tipi e per fortuna c'è un certo oblio della memoria, per cui noi non sappiamo davvero che cosa ci tocchi, perché in qualche modo se c'è un contratto animico per ogni vita, di sicuro non è qualcosa di conscio, ma appartiene al grande capitolo dell'inconscio. Quindi in questo momento specifico, mentre portiamo avanti una battaglia civile
che deve essere sentita, forte, agita, una resistenza deve crescere, deve nascere, ci deve essere, e anche velocemente, perché non abbiamo tempo, dobbiamo reagire, dobbiamo unirci, dobbiamo diventare fratelli e sorelle che in qualche modo di fronte al nemico, perché noi abbiamo un nemico, viviamo nella dualità, c'è il buono, c'è il cattivo, c'è il bene, c'è il male, c'è la luce, c'è il buio, e quindi ci siamo noi che siamo in questo momento vittime di governi criminali, ed è giusto che noi facciamo tutto questo, e sempre di più lo dobbiamo fare, e mentre cerchiamo la nostra via, però ricordiamoci che da un punto di vista animico è una figata pazzesca questo periodo. E io penso che a qualcuno possa piacere questa informazione, ad altri potrebbe addirittura dargli fastidio, cioè una cosa del tipo ma che cazzata, ma cosa c'entra, ma per chi è in contatto con la propria anima penso che possa piacere questa informazione. Perché? Perché è importante percepire un senso di agio permanente, c'è il concetto di gravità permanente, ve lo ricordate? Il grande Battiato non ha detto una cosa a caso, cioè quel centro di gravità permanente non può essere soltanto una psiche ben strutturata, che è indispensabile, senza una psiche ben strutturata non ce lo puoi avere, prima di tutto la psiche, dopo gli approcci spirituali. Se la tua psiche è compromessa, gli approcci spirituali sono dei deliri di un pazzo. Ma se la psiche è salda, è sana, è solida ed è serena, tante esse, a quel punto la tua spiritualità può sbocciare, perché c'è il terreno giusto in cui farla sbocciare, senza deliri, senza follia, senza fughe. Ok, allora, visto che qualcuno è su quel piano, sicuramente tra i miei contatti c'è tanta gente che lavora su quel livello, percepire l'anima che se la vive, non voglio dire che se la gode, perché comunque l'esperienza può essere traumatica a un punto tale da vivere addirittura la perdita dei frammenti d'anima, quindi cosa voglio dire? Lo sciamanesimo prevede che un'esperienza sia talmente traumatica da far allontanare parti di anima, quindi l'anima non va vista come qualcosa di come dire, scollegato dal concetto di dolore, dal concetto di paura, dal concetto di emozioni. Anche l'anima ha la sua percezione delle esperienze, e quando le esperienze sono brutte anche l'anima soffre, però dal suo punto di vista è una brutta giornata, è diverso, è tanto diverso rispetto a quello che è il nostro punto di vista, che è la nostra intera vita. Cioè, capisci, capite quel discorso del bruco che muore per diventare farfalla? Ma io dire al bruco, cioè, lui a un certo punto, no, sta trasformandosi, ma deve essere molto doloroso questo passaggio. Ecco, noi vediamo la poesia del passaggio, ma non ci viviamo il dolore che c'è dietro. Quello se lo smazza il bruco. Bene, signori, in questo momento siamo dei bruchi e ci stiamo smazzando questo dolore, ma è un dolore trasformativo che probabilmente ringrazieremo se le cose andranno bene, ma che comunque in ogni caso forgerà la nostra esperienza in maniera costruttiva, perché tutti i dolori sono costruttivi. I dolori sono sempre dei trampolini. Diventeremo più forti, più solidi, più stoici. Adesso, se riusciremo a fare pelo e contropelo a questi criminali, ma quanto saremo più forti domani? Quanto saremo sopravvissuti a tutto ciò e con risorse che prima non avevamo? Quindi questi aspetti noi dobbiamo tenerli lì, come dire, a nostra disposizione, perché sono preziosi, perché ci fa bene essere in contatto anche con questi punti di vista. Allora, sul piano animico, noi stiamo vivendo un'esperienza che è possibile considerare appetitosa, appetibile. Ok, portiamo questa sensazione con noi, cioè trasformiamo questa sensazione in qualcosa di concreto, in qualcosa di a nostra permanente disposizione. Facciamolo,
contattiamola, chiudiamo gli occhi, rabbuiamo per un secondo la mente, lasciamo perdere, spegniamola, stiamo in contatto con altro e sentiamo quella parte profonda che dice: sono venuto a vivermi proprio questa esperienza, sono proprio venuto a vivermela, sono con te, non sei solo. Sei arrabbiato, sei sdegnato, sei impaurito, sei fervente e fremente d'azione, c'è tutto questo dentro di te, non sei solo, io sono con te, andiamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Credo che questa dovrà essere una delle più grandi armi a nostra disposizione man mano che le cose prenderanno la piega che prenderanno, perché noi abbiamo bisogno di avere con noi quel saldo sentimento di forza interiore del guerriero che parte per una guerra giusta, e la nostra è giusta, e non sa cosa accadrà, però sa che è così che deve andare. Adesso, in piccole cose come presentare una querela, tutto ciò è molto importante. Io, quando sono andato a presentarla, ho fatto appello a questa energia interna e sono stato sostenuto. Ma mentre fare la querela è un atto da disubbidienti che in qualche modo senti di star facendo la cosa giusta, sai che probabilmente non servirà molto, sai che non stai correndo dei pericoli, però dentro senti che stai smuovendo qualcosa. Ecco, io questa la considero chiaramente una robetta all'acqua di rose. Vedremo cosa accadrà davvero. Cominciamo ad andare nelle piazze davvero. Cominciamo ad andare a protestare davvero. Cominciamo a metterci faccia contro faccia con le forze dell'ordine davvero. E cominciamo a vedere che cosa accadrà. A quel punto, quando staremo vivendo questa cosa, sarà molto importante avere questo rapporto con chi dentro di noi è venuto a viversi questa esperienza, e se lo contattiamo, se siamo veramente insieme, ci dà un'energia straordinaria, perché quella è la nostra fonte di energia. Spero che questo video possa in qualche modo essere gradito per quelle persone che hanno questo approccio alla vita, e magari stuzzicante, stimolante per chi normalmente non ce l'ha. Ciao a tutti, un abbraccio.